È stato approvato in Senato con 154 voti favorevoli e 129 contrari il nuovo DPCM con cui il governo conferma e proroga al 31 luglio le misure di prevenzione previste dal decreto dell'11 giugno scorso e rafforza il monitoraggio degli arrivi dai paesi extra Schengen. La partita per sconfiggere il Covid è tutt'altro che terminata, serve prudenza, a dichiararlo il ministro della Salute Roberto Speranza nell'illustrare in aula del Senato le disposizioni contenute nel nuovo documento. Che in gran parte si limitano a prorogare al 31 luglio le misure anti-Covid già contenute nel precedente decreto. Tra le principali restrizioni confermate, il distanziamento sociale di almeno 1 metro, l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento minimo, il divieto di assembramenti, il rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani. Il rispetto dei protocolli di sicurezza per la riapertura dei luoghi di lavoro. Sono previste sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena, divieto di ingresso e transito per chi proviene da 13 paesi extra UE a rischio. Per gli altri paesi extraeuropei è confermata la quarantena di 14 giorni. Inoltre sono previsti controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine. Stop fino al 31 luglio, inoltre a discoteche, convegni e fiere, e chi andrà in spiaggia dovrà continuare a farlo mantenendo le distanze. Sarà poi possibile, laddove la mansione lo consenta, continuare a lavorare a distanza. Infine, in aereo sarà di nuovo possibile imbarcare il bagaglio a mano. Una proroga motivata, detta del ministro Speranza, dalla persistenza della pandemia a livello globale e dalla mancanza al momento di un vaccino. Oggi i contagiati sono 13 milioni e mezzo milioni morti. È evidente che non possiamo abbassare la guardia.